Cresce l'attesa per la terza edizione del Trail delle Apuane, che si disputerà domenica 26 giugno e che avrà come quartier generale il paese di Gorfigliano, dove saranno posti partenza ed arrivo. Lo scorso anno la competizione ebbe un grande successo, con circa 300 iscritti, che potremmo chiamare anche coraggiosi. La gara si sviluppa infatti in un magnifico ambiente naturale sui sentieri delle Apuane, che fanno da cornice a questo suggestivo e bellissimo spicchio di Alta Garfagnana. Tre i percorsi che anche quest'anno gli atleti potranno scegliere: il corto, di soli si fa per dire 13 km, il medio di 23 e il lungo addirittura di 45 km, un'eternità. Proprio in considerazione della durezza della prova, gli atleti avranno l'obbligo di portare con sé una riserva di acqua di almeno un litro, giacca antivento, fischietto e coperta di sopravvivenza, visto che si salirà fino ai 1900 metri del Monte Tambura. Campo Catino, la mitica via Vandelli, Focolaccia, Rifugio Donegani, Mandria, Pianellaccia e Solchetto, gli altri splendidi punti di riferimento per i runners dei 45 km, distanza che mette i brividi solo a nominarla. Lo scorso anno, sulla distanza più lunga, si imposero Fabrizio Ridolfi, che impiegò quasi 6 ore e mezzo, e in campo femminile Sabrina Paci, che tagliò il traguardo 2 ore più tardi. L'organizzazione è curata da associazioni locali, misericordie, istituzioni, soccorso alpino, CAI, WISP, ma soprattutto da una magnifica squadra di qualificati volontari.